CNAB, l'anno scorso abbiamo inaugurato anche la nostra sede con tutti i laboratori, fa parte della piattaforma costruzione della rete alta tecnologia. Quello che si vede qui è proprio la sperimentazione progettuale nell'area del cratere, che come vedrete ha applicato tanti ambiti di ricerca tecnologica, dal rilievo speditivo dei centri storici all'attenzione dei tessuti aggregati per le unità minime di inferimento, e ha già gli interventi di progettazione nei monumenti, nelle chiese, negli edifici storici. Quest'anno diciamo il laboratorio è progetto. Da quest'altr'anno probabilmente il Tecneab insieme ad altri laboratori della rete al Salone di Restauro presenteranno anche le realizzazioni. Quindi le università e i laboratori privati collaborano insieme al Tecneab per partecipare al rapporto con la Regione Emilia-Romagna nell'evoluzione di questi progetti di restauro, che non sono solo restauro, perché come ho già detto altre volte il restauro è una frontiera. In realtà dal restauro si applicano tecnologie che possono essere utilizzate in maniera molto coerente anche nel patrimonio diffuso. Quindi qui dentro ci sono già le cellule per imparare magari anche a ristrutturare i condomini, per capirci, per mettere in moto delle procedure che possono far attivare i recuperi in quantità più diffusa di un patrimonio edilizio, non più architettonico, di grande valore. Ci sono moltissimi giovani che stanno lavorando e noi stiamo concorrendo in tanti bandi regionali, internazionali, con le imprese, perché ricordiamoci che ci sono giovani, tecnologie e imprese, molte imprese che devono lavorare, perché se le imprese non crescono, e i laboratori come il Tecneab e gli altri della piattaforma lavorano a supporto dell'impresa, facilitano l'innovazione tecnologica dell'impresa. La nostra idea è quella di usare le tecnologie in maniera ovviamente molto più sintetica ed efficace sul piano economico, che si usano esattamente quando una persona va a farsi fare un check-up. Prima di fare un intervento, uno fa un check-up. Allora, se noi riuscissimo a trasferire questi check-up che applichiamo sull'edificio storico, anche sui condomini, dove il condominio, l'amministratore fa fare il check-up, e a quel punto sa come sta il condominio, cosa si può fare, quali sono i problemi. Allora, quella è la strada. Trasferiamo la diagnosi, la certificazione di valutazione, in una forma però scientifica, che non sia a caso, anche nel patrimonio, e poi progettiamo i modelli di investimento. Bisogna trovare risorse, ma credo che le persone non possono continuare ad abitare in un patrimonio che sta invecchiando, su cui pagano così tante tasse, senza accorgersene anche dal punto di vista del deperimento del loro valore immobiliare. Thank you.